Ora con Rino Tomasi, Patrick von Brugge e Carlo Zampa analizziamo una delle tante novità che Luis Enrique sta portando nel campionato italiano, stravolgendo quelli che erano vecchi concetti dei Moloch, tipo la partenza della trasferta. Esatto, allora nessuno come Rino Tomasi può essere identificabile come un frequently traveler e quindi nessuno come lui ci può raccontare se effettivamente un atleta parte il mattino e rientra dopo la gara senza subire nessun tipo di disagio. Impossibile. Nel senso? Nel senso che non si può non risentirne. Quindi tu non sei d'accordo sul fatto che partano il mattino martedì per rientrare la notte dopo la partita? Oddio, è vero che ci sono le strettoie di un calendario che ti pressa e quindi certe soluzioni sembrano quasi obbligate, però non è il modo ideale per portare la squadra nelle migliori condizioni possibili, ecco. Cosa patisce un giocatore, Rino, durante un'ora di volo, anche meno, da Roma a Torino? Quasi nulla. Quasi nulla. Oggi come oggi l'aereo non è più un'avventura come lo poteva essere 50 anni fa, insomma. No, da questo punto di vista no. È un pochino così, dormire in un altro letto. Peraltro i giocatori sono abbastanza abituati a questo. Quindi... Beh, ma loro qui non dormirebbero in un altro letto, questo... Sì, è vero. È forse fatto per evitare di dormire in un altro letto. Ecco, probabilmente questo, penso. Patrick, che ne pensi tu? No, io sono d'accordo. La cosa che piace è questa, come piace... quando le squadre non fanno il ritiro in casa e vanno direttamente allo stadio, quindi io sono favorevole. Ovviamente Carlo non è a livello di Rino Tomasi per quanto riguarda la transatlanticità dello spostarsi, ma anche lui può essere identificato come... Meno volentieri, ma è un viaggiatore frequente, hai voglia. E quindi Carlo, che ne pensi? Tu Guarda, se fossi un giocatore io sarei distrutto, insomma, visto e considerato quanto posso soffrire l'aereo, insomma, immaginate lo stesso giorno. Però per il resto mi sembra che sia una innovazione, direi, ben accolta dai giocatori. Quindi se loro sono comunque i primi ad accettare, poi è successo a Napoli, sì. Esatto, lì sono andati con il treno, poi sai che c'è, alla fine poi sono sempre i risultati, no? Lì le cose sono andate bene e ricordiamoci che venivamo certamente da un periodo sfortunato. Le cose sono andate bene e quindi è stato in qualche modo messo nella positività e nel calderone della positività anche il viaggio, l'andata e ritorno lo stesso giorno. Fosse andata in maniera diversa si sarebbero dette cose diametralmente opposte. Io penso che sono delle innovazioni che comunque devono essere accettate totalmente dal gruppo in sintonia con l'allenatore, così come fece per quello che riguarda il ritiro Spalletti con la squadra. Sì. E le cose andarono comunque bene, quindi aggiungo che quasi è il gruppo che le propone più che subirle. E la cosa importante, infatti, Rino, che poi siano poi i risultati, no? Cioè se il gruppo comunque le accetta e allo stesso tempo dimostra di non risentirne con il campo, perché no? Ecco, io ho voluto dire solo che più che accettarle quasi quasi le suggerisce, le propone, ecco. Certo. Allora, Roma Cesena avremo modo di parlarne anche in corso di pomeriggio in giornata, ma soprattutto ne parleremo domani nella copertura dell'evento a partire dalle 16 con Patrick von Brugge, relativamente alla prepartita, al post partita, al racconto della stessa con Flavio Grasselli con Paolo Piccinini, insomma il nostro tradizionale coprire l'evento a 360 gradi. Ma oggi c'è la conferenza stampa, no? Oggi c'è, la mandiamo tra in diretta. Mandiamo in diretta la conferenza stampa di Luis Enrique in merito. Io ritengo personalmente che il Cesena non possa costituire un'ansia più di tanto. Non dovrebbe, no Rino? No, non dovrebbe. Cioè, perché se diventa un problema la partita con il Cesena, vuol dire che la situazione non è troppo brillante. Penso proprio così, però... È vero che c'è la frase storica, tutte le partite sono importanti, sì. Non ci sono partite facili, questo è un ritornello che ci ripetiamo sempre, sì. Però è chiaro che
ospitare il Cesena non è come ospitare, che ne so, già la Fiorentina è diversa. Certo, certo. No, poi ci sta che il campionato ti dice che Napoli-Bologna potrebbe essere una partita senza pronostico, invece fa 1-1, così come Juventus-Cagliari, certo. E tutto quello che vediamo domenica dopo domenica. Ma comunque, se tanto mi dà tanto, Roma-Cesena non dovrebbe costituire un grosso problema. Patrick? No, però Cesena ha una sola cosa, secondo me, fondamentalmente, che può mettere in difficoltà la Roma, e non è Mutu, come potrebbe semplicemente... Desmond Mutu, no, quello era Tutu. Desmond Tutu. No, ma è il fatto che il Cesena gioca in modo molto simile a come, che ne so, la Fiorentina ha affrontato la partita contro la Roma, sì. A come, cioè, fa molta intensità a centrocampo, tutti quanti molto chiusi molto bene dietro, e questo la Roma abbiamo visto che ultimamente, almeno in fase di primo tempo, ha messo in difficoltà con il Catania, anche oltre, gioca meno bene del Catania il Cesena, non ci sono dubbi, però è una squadra molto corta, molto... come posso dire, utilitaristica, nel senso cerca di portare a casa il punto, quindi questo la Roma, come con qualunque squadra, va in difficoltà. Anche la Juventus in casa con il Cesena era passata in vantaggio 1-0, il Cesena aveva preso anche un palo, poi dopo un rigore su cui ancora si discute ha permesso di chiudere la partita, ma insomma non è una partita facile, quello secondo me che può mettere in difficoltà. Carlo, a me ha convinto molto in merito, cioè quando la Roma all'Olimpico deve affrontare squadre molto compattate, sì. La partita contro il Chievo, il Chievo fece una gran partita in questo senso, ti ricordi, vi ricorderete, no? Fece una gran partita, ma la Roma ne venne a capo, ancorché con la Fiorentina fece un primo tempo esemplare all'Olimpico, parliamo del turno di Coppa Italia, ma la Roma ne venne a capo comunque, quindi anche in virtù di ciò io penso che si faticherà, ma alla fine, no? Sì, io però mi auguro di vedere comunque un'intensità di gioco totale, nel senso che nelle ultime due gare, quelle contro la Fiorentina e contro il Catania, la Roma nel primo tempo non mi ha convinto, è uscita alla grande nei secondi 45 minuti, però nel primo tempo secondo me ha fatto un po' un passo indietro rispetto alle volte precedenti. Quindi mi aspetto invece una partecipazione totale, un approccio diverso anche alla partita. Non giocherà sicuramente De Rossi, che salterà anche la partita di Torino, e probabilmente potrebbe anche saltare quella di Bologna in casa, sì. E bisogna evitare chiaramente la pubalgia, insomma, quindi bisogna cercare di intervenire subito. La Mela non sarà certamente al 100%, vedremo oggi, insomma, con l'ultimo allenamento prima del giorno della partita quello che accadrà, ma insomma probabilmente giocherà, ma anche lui ha qualche problema alla caviglia. Quindi però dicevo, la cosa fondamentale secondo me è proprio vedere l'approccio alla partita, quello giusto. Avrete notato come non vi intrattengo sul rinnovo contrattuale di De Rossi per evitare la confettura? Ormai la noia... No, è una confettura di testicoli, no, Rino, più che la noia. Apposta. No, però io credo che fondamentalmente non si debba fare un ragionamento sul tipo di gioco che può dare fastidio. Ci sono comunque dei valori delle due squadre, per cui ripeto... Il Cesena non, secondo me non dovrebbe giocare in Serie A, ecco. Però Arrigoni qualcosa gli ha portato a questo Cesena, è andato al capezzale di un moribondo e quindi la sua tiene in vita, però fino a quando, ecco. Cesena ha fatto 3 punti nelle prime 8 partite, o 9 addirittura, adesso dopo 18 partite ne ha 15, quindi insomma nelle ultime 9 partite ha fatto più di un punto a partita, che per una squadra che deve salvarsi tanto. E le grandi sono comunque andate in difficoltà. Patrick, un punto a partita ti danno 38 punti alla fine del campionato. Ho detto più di un punto a partita, ne ha fatti 12 in 8 partite, che per una squadra che deve salvarsi vuol dire salvezza. Sì. Ripeto, un punto a partita, siccome sono 38 giornate, 38 partite, 38 con 38 punti viene considerata al limite quota salvezza, i famosi 40 punti. Sì, forse riesci a spuntarne uno o due, ecco. Anche se quest'anno mi sembra più bassa la quota salvezza. È probabile. Sì. Anche perché poi, ripeto, c'è sempre l'incognita Atalanta, come dicevo ieri mattina, che se il giudice sportivo dovesse decidere per la retrocessione, mi danno un fastidio. Certo, perché non ti danno la possibilità di esercitare la tua scienza statistica, è proprio per questo. È vero. È proprio per questo. Carlo, dunque, sicuramente noi vedremo un Cesena con 5 uomini a centrocampo, come è mai in uso a tutte le squadre che scendono all'Olimpico, Fiorentina, Chievo, i 5 a centrocampo sono fissi. Che poi diventano i 5 in difesa quando loro non sanno il possesso palla. È ovvio, no? Poi dipende dal movimento
i laterali. È ovvio, credo che lo farà anche Arrigoni. Vi chiedo, Arrigoni è un po' sottovalutato secondo voi come allenatore oppure è nel suo? Io credo che sia nel suo, cioè l'immagine non è quella del grande allenatore, non è che si pone bene, che si vende bene, cioè lui rimane un allenatore da piccola squadra, cioè ci sono degli allenatori che hanno ormai una loro etichetta, no? Sì, sì. Che probabilmente è uno che serve ad evitare le retrocessioni, non servirà mai a vincere un campionato. E dopo lo rimandi a casa una volta che l'hai usato per evitare la retrocessione. È così, Patrick? Sì, sì. Poi diciamo l'immagine con questa tuta in panchina, tipo che siamo nei pigiami della Irge, no? Che sono gli stessi che c'ha anche Bortolo Mutti, no? Manca la matita sull'orecchio e siamo a posto. Sì. Ti aspetti che da un momento all'altro ti offra una partita dei prosciutti a un prezzo interessante. Sì, anche degli occhiali da sole, ancora stasera in diretta con Carlo abbiamo scherzato con il vicepresidente del Cesena, che anche lui insomma era abbastanza divertito, diciamo gli facciamo cambiare. Insomma, non... poi lui parla in dialetto romagnolo. Hai voglia, hai voglia. È così, Carlo? Per me è il suo, è nel suo lui. Va bene, allora continueremo a parlarne, come dicevo prima, nel pomeriggio a partire dalle 16.30 di oggi e domani soprattutto con il nostro tradizionale appuntamento del pre, durante e dopo Roma-Cesena. Un abbraccio forte, Rino. Grande maestro. Al grande Rino maestro. Tommasi. Patrick a oggi pomeriggio con te, Patrick von Bruck, e così come con Carlo Zampa. Un abbraccio grande. Un abbraccio, Marcellino, un abbraccio, Flavio. Ciao, Patrick. A voi. Ciao.